Buonasera, i titoli di Sicilia 24. Concorsi pilotati, appalti truccati per le forniture sanitarie durante l'emergenza Covid, molestie sessuali all'ASP di Trapani. 10 arrestati nell'inchiesta Aspide, tra questi anche la presidente del Consiglio Comunale della città. Sale la paura tra i commercianti e i residenti del quartiere Borgovecchio di Palermo, dove sabato sera, durante la maxi rista, si sono sparati colpi di pistola in aria. Il presidente di Vivo Impresa: così non può andare avanti. Nuovi guai per la RAP, la società del Comune di Palermo incaricata della raccolta dei rifiuti. Un esposto rischia di far saltare il concorso per 46 autisti. Secondo i ricorrenti, i nomi dei vincitori erano già noti prima della pubblicazione delle graduatorie. I silenzi di Martina Gentile davanti al giudice per le indagini preliminari, la fedelissima che portava i pezzini di Messina Denaro a Palermo: ho sbagliato, ma per me era come un padre. I beni confiscati alle cosche mai utilizzati, la commissione antimafia regionale interviene sul Sigonella Inn, che è diventato un caso emblematico. Le nuove frontiere della droga, con migliaia di potentissimi allucinogeni venduti nel mare nero del web, possono provocare danni permanenti, e l'allarme del professore Schifano, esperto internazionale di farmacologia. Calcio Serie B, rabbia e amarezza del Palermo in vantaggio 3-1 in casa della capolista Parma. Si fa raggiungere sul 3-3 nei minuti di recupero. In C, il Catania prepara il riscatto in Coppa Italia. Mercoledì c'è il Pescara. Buonasera, concorsi truccati, nomine pilotate, persino esplicite richieste sessuali per ottenere favori nell'inchiesta Aspide all'ASP di Trapani. 10 sono gli arrestati, tra questi anche la presidente del Consiglio Comunale della città, Laura Spanò. Riferimenti a richieste sessuali espliciti da parte del direttore sanitario dell'ASP di Trapani, tutto intercettato dalle Fiamme Gialle in cambio del suo interessamento per il rinnovo della patente di guida speciale. È uno dei capitoli che si legge nell'ordinanza del GIP del Tribunale di Trapani, giudice Caterina Brignone, che riguarda l'inchiesta che ha provocato un terremoto nella sanità trapanese. L'inchiesta effettuata dalle Fiamme Gialle ha coinvolto 17 persone, due delle quali sono finite in carcere, tra queste Gioacchino Oddo, quest'ultimo nella qualità di direttore sanitario dell'ASP di Trapani, abusando del suo ruolo, avrebbe cercato di indurre Nunzia La Franca, pure coinvolta nell'inchiesta, ad intrattenere con lui una serie di rapporti sessuali in cambio del suo interessamento per il rinnovo della patente di guida speciale, velocizzando la pratica e le visite mediche. C'è anche questo nell'inchiesta delle Fiamme Gialle nell'ambito dell'operazione Aspide, su appalti, nomine e presunti concorsi pilotati all'azienda sanitaria provinciale di Trapani. In carcere con Oddo è finita anche Giuseppa Messina per il suo ruolo di RUP in una procedura negoziale. Tra gli illeciti scoperti anche la fornitura di attrezzature sanitarie necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 da destinare ai reparti di terapia intensiva degli ospedali del Trapanese. 8 le persone domiciliari, tra cui Fabio Damiani, ex direttore generale dell'ASPE, Antonella Federico per il suo doppio ruolo di dipendente Altea Italia e di responsabile di commessa dell'ATA su apparecchiature mediche che sarebbero risultate non conformi al capitolato d'appalto, ai domiciliari anche l'imprenditore Giovanni Iacono Fullone, che avrebbe ricevuto informazioni su una procedura di gara, e il direttore dell'unità operativa complessa Centro Salute Globale Antonino Sparaco, che avrebbe ricevuto l'incarico grazie all'interessamento di Oddo, e poi ancora i domiciliari per aver avuto informazioni su un concorso bando dell'ASP, anche Annalisa Bianco, attuale presidente del Consiglio Comunale di Trapani. Infine, indagati e post domiciliari per l'omessa comunicazione di una positività al Covid, il direttore sanitario di un laboratorio di analisi, Bartolomeo Gisone, e Alberto Adragna. Sale la paura dei residenti e dei commercianti di via Lumia a Palermo, dove sabato sera c'è stata una rissa con colpi di pistola sparati in aria. La città dunque sempre più violenta. Marco Gullà. Colpi di pistola in aria nel bel mezzo di una rissa, una serata che doveva trascorrere tra risate, spensieratezza, e che invece stava per sfociare in tragedia. Il palcoscenico di questo nuovo episodio vergognoso e di degrado è Palermo. Siamo al centro del capoluogo, via La Lumia, zona di Movida. I residenti lamentano da tempo il caos che si crea nella zona affollata di locali, soprattutto nel weekend, e invitano le autorità cittadine ad affrontare il problema. Incontriamo proprio chi è proprietario
di un noto locale in via La Lomia e ci racconta cosa è successo. La dinamica non è chiarissima, ovviamente gli inquirenti stanno analizzando i video, si presume che il tutto avvenga e abbia inizio più o meno a metà tra via Sella e via Mazzini, poi ci si rende conto che la massa, chiaramente impaurita da questi colpi di pistola, viene verso l'incrocio, c'è un fuggi-fuggi tra via Quintino Sella in direzione via Libertà piuttosto che in direzione Borgo, poi si vede questo folle, tra l'altro sembrerebbe proprio, non dico un minorenne ma quasi, che spara un altro colpo di pistola in aria, per fortuna in aria, e poi il video si interrompe. Triste, tristissimo ragazzi, non riusciamo più ad andare avanti in questa maniera. Nonostante quindi la control room e gli appelli alle istituzioni, la mala movida va ormai in scena quasi ogni settimana. Lo sconforto e la paura più grande è quella di vivere con angoscia la nostra attività, di chiudere e trovarci in mezzo a situazioni prima poco piacevoli, oggi drammatiche, perché quello che è avvenuto ragazzi è un dramma. Io lo definisco un dramma perché non si può uscire o tentare di fare una passeggiata con la propria famiglia e rischiare di prendersi un colpo di pistola, siamo alla follia. E sempre a Palermo un 42enne è stato accoltellato al culmine di una lite in via Mendelssohn da un commerciante della zona, pare per un diverbio legato a questioni economiche. Il ferito è stato colpito con diversi fendenti e trasportato da conoscenti all'ospedale Cervello. Dopo le prime cure l'uomo è stato trasferito all'ospedale Villa Sofia, indaga la squadra mobile. Ancora guai per la RAP, la società per azioni del Comune di Palermo incaricata della raccolta dei rifiuti. Un esposto rischia di far deragliare il concorso per 46 autisti. Secondo i ricorrenti, i nomi dei vincitori erano noti già prima della pubblicazione delle graduatorie. Manlio Viola. Non c'è pace nel sistema della raccolta dei rifiuti di Palermo e soprattutto per la RAP, la società per azioni in house del Comune di Palermo che si occupa dei rifiuti, che non riesce a trovare equilibrio. Finisce all'ANAC il concorso bandito dalla SPA del Comune per l'assunzione di 46 autisti. Da parecchi mesi e durante il corso delle prove sarebbero circolati già i nomi di alcuni candidati che in effetti sarebbero poi risultati vincitori oppure idonei su circa 2.000 partecipanti iniziali. Per queste ragioni alcuni candidati esclusi dal concorso hanno deciso di rivolgersi all'autorità anticorruzione nonché al giudice del lavoro sollecitando una ispezione per accertare la regolarità del concorso ed eventualmente promuovendo una causa. Secondo i ricorrenti, oltre alla singolare coincidenza dei nominativi, sarebbero state violate in ogni caso le norme sulla trasparenza e i principi sulla pubblicità e sull'anonimato delle selezioni pubbliche. Un concorso che rischia dunque di finire gambe all'aria con conseguenze gravi sul sistema di raccolta. Senza autisti niente differenziata e soprattutto immondizia per strada. E non basteranno neanche gli accordi sindacali. L'ultimo di questi accordi è stato firmato proprio oggi e prevede straordinari e rinunce alle ferie fino al 18 gennaio per coprire le carenze in organico proprio degli autisti ma anche dei netturbini. Problemi che si aggiungono agli ultimi due anni di guai e scandali, uno dietro l'altro. Si va da una discarica ancora non a regime alla settima vasca che non si riesce a ultimare, dalle denunce per violazione delle norme ambientali per l'abbancamento di rifiuti in aree a margine della discarica, a quelle di alcuni dipendenti per furti di carburante e altri per assenteismo, con conseguenti ulteriori problemi di personale. Gli volevo bene, ma ho capito di aver sbagliato. Per me era come un padre. E la missione di Martina Gentile, la giovane postina e fedelissima di Matteo Messina Denaro, interrogata oggi davanti alla giudice per le indagini preliminari. La donna, figlia dell'ex amante del boss, non ha risposto alle domande dei magistrati, ma ha voluto fare dichiarazioni spontanee. Manlio Viola. Prima si è avvalsa della facoltà di non rispondere davanti al GIP, poi ha deciso di rendere dichiarazioni spontanee. È l'insolita scelta difensiva della figlia dell'ex amante del boss Matteo Messina Denaro, Laura Bonafede. Martina Gentile, questo è il nome della ragazza, per Messina Denaro era praticamente una figlia e la giovane ricambiava questo affetto. Per questo sarebbe diventata nel tempo, così come la madre, uno dei suoi postini. La giovanissima figlia della maestra di Campobello, insegnante anche lei, adesso si trova agli arresti domiciliari
domiciliari perché è a sua volta madre di una bambina di 3 anni. È stata ascoltata dal GIP nel commissariato di Mazara del Vallo. Da bambina gli ho voluto bene, ha raccontato la giovane, ma ora ho capito di aver sbagliato. Gli scambi di pizzini avvenivano nello studio di un architetto ed ex assessore comunale che ora è indagato. Durante la latitanza la ragazza avrebbe anche incontrato il boss e in almeno un caso ci sarebbero video riprese a dimostrarlo. Per i pubblici ministeri la giovane avrebbe totalmente aderito alla causa del mafioso e sarebbe anche depositaria di molti suoi segreti. I magistrati che stavano cercando di ricostruire la latitanza del capomafia hanno accertato, almeno secondo le accuse, che la Gentile faceva per conto del patrino viaggi a Palermo. Stanno ora tentando di scoprire se durante le sue missioni nel capoluogo consegnava messaggi ad altri favoreggiatori e a chi. La misura cautelare è stata notificata alla figlia della Bonafede nella sua casa di Pantelleria. La giovane stava facendo una supplenza in una scuola media dell'isola. I beni confiscati di cui non si occupa nessuno. La Commissione Antimafia regionale chiede uno snellimento della burocrazia. Oggi alla Sigonella Inn un caso emblematico. Lorena Dolci. Un hotel di lusso, 87 camere e piscina, proprio di fronte alla base NATO. Il Sigonella Inn dal 2016 è un albergo confiscato alla mafia. Da 2 anni gli ex dipendenti si sono costituiti in cooperativa per portare avanti il loro progetto. Il presidente è Giuseppe, che tra queste sale è praticamente cresciuto. Vogliamo gestire il bene per garantirci comunque un futuro anche migliore. Ma da 8 mesi la cooperativa attende inutilmente l'assegnazione del bene da parte dell'Agenzia dei Beni Confiscati, troppo lontana dai territori. 9.735 beni sottratti alla mafia in tutta Italia, di cui la metà si trovano in Sicilia. A Catania sono 729, ma oltre il 95% delle società finisce in liquidazione. Occorre dare uno scossone al sistema della gestione dei beni confiscati. Abbiamo troppi beni che sono a bagnomaria, in una condizione in cui sostanzialmente nessuno se ne occupa. Tra le azioni concrete c'è l'accesso al finanziamento a tasso zero da parte dell'IRFIS. Il rischio è che mentre le società confiscate sono ridotte a pratiche sulla scrivania di qualche burocrate, quelle illegali fanno affari, come dimostrano le recenti inchieste sul racket del pizzo. L'episodio di Confindustria Catania è un episodio clamoroso. C'è una condizione, diciamo, di adeguamento e di rassegnazione preoccupante. Un sistema che conosce bene la Fincams CGL, il settore che si occupa di terziari e servizi come turismo e commercio e che ha promosso l'iniziativa. Attività confiscate, attività che poi vengono rigestite, rimescolate e ridate, magari senza una concezione naturale di legalità. Un circolo vizioso che può essere interrotto con nuove leggi che premino i progetti concreti e trasparenti. Le nuove frontiere della droga con migliaia di potentissimi allucinogeni rintracciati nel mare nero del web. Di questo si è discusso oggi alla Scuola Superiore di Catania con la presenza del professore Schifano, esperto internazionale di farmacologia, Roberta Lunghi. Le nuove frontiere delle droghe, quelle che presentano uno scenario che muta rispetto alla tipologia, alla quantità, agli assuntori e ai luoghi in cui rifornirsi. Un tema sempre più drammaticamente attuale che si perde nei meandri del web e di cui si è parlato oggi alla Scuola Superiore di Catania. Questo evento di oggi, che è stato fortemente voluto dal Presidente della Scuola Superiore, il Professor Daniele Malfitano, e dal sottoscritto La Scienza del Farmaco e della Salute, è focalizzato sulle nuove droghe, spiegare i nuovi meccanismi d'azione, le nuove tossicità. Dunque cambia lo scenario, gli psiconauti si muovono nei meandri del cosiddetto deep web, un sottobosco dove l'identità di chi cerca e compra diventa quasi rintracciabile e il professore Fabrizio Schifano, esperto europeo sul tema, traccia la tipologia degli assuntori. I consumatori sono tipicamente dei giovani, tipicamente il rapporto maschi-femmine, faccia conto che è 2-1, ci sono anche delle persone della mia età, ma è più raro, tipicamente sono dai 16 ai 30 anni. Gli psiconauti in particolare, che sono al top della piramide, sono soggetti laureati che hanno fatto un dottorato di ricerca, che hanno delle forti conoscenze di psicofarmacologia e sono, si chiamano proprio gli influencer, cioè sono coloro che testano i prodotti e discutono sul web delle proprie preferenze. Emerge l'uso ricreazionale del consumo di sostanze potentissime, interessante per la psichiatria e la motivazione.
dammi qualcosa che mi faccia sballare, non mi curo del domani. Non si pensa al domani, invece però un domani c'è. Quali sono i danni permanenti? Esistono delle conseguenze sul medio-lungo termine e non sappiamo come trattarli questi casi, questo è il problema. Una breve pausa e poi ci occuperemo di lavoro, ex vertenza della Publi Servizi a Catania. A tra poco. Entro il 27 di dicembre verrà regolarizzata la parte contrattuale per i 330 dipendenti dell'ex Publi Servizi di Catania, attualmente stremati da un trattamento economico incerto e arretrato. Roberta Lunghi. Una promessa di intervento per sanare l'insostenibile situazione dei 330 lavoratori dell'ex Publi Servizi, che dopo il fallimento è diventata la Servizi, città metropolitana di Catania, è giunta durante l'odierno tavolo prefettizio, cui si sono seduti, oltre ai sindacati Fisascat CISL, Filcam CGL e gli RSA delle rispettive sigle sindacali, anche il presidente dell'azienda, avvocato Mario Balsamo, e la dottoressa Nicolosi per il prefetto di Catania. Il presidente ha affermato che entro fine mese metterà in regola tutti quei diritti e tutte quelle mancanze che fino ad oggi praticamente hanno portato questa azienda a non rilanciarsi. I dipendenti che curano la manutenzione delle strade provinciali, scuole e custodia dei musei della provincia di Catania, pur di continuare a lavorare, avevano accettato riduzioni di orario e salario, demansionamenti, ma non avendo beneficiato in 7 mesi neanche del poco promesso, hanno invocato diritti negati, certezze mai avute e importi di un salario fino ad ora solo con acconti e senza una definizione. Le speranze dunque ci sono, adesso resta il riscontro dei fatti, senza i quali si procederà allo sciopero generale. 4 collegamenti diretti giornalieri tra la stazione di Agrigento e l'aeroporto Falcone Borsellino di Palermo. Oggi la cerimonia di inaugurazione per la nuova tratta che consentirà di raggiungere Punta Raisi in poco più di 2 ore. Davide Sardo. In attesa di strade sicure del più volte favoleggiato aeroporto, da Trenitalia arriva un impegno per la capitale della cultura italiana 2025. Il gruppo Ferrovie dello Stato infatti ha annunciato la Winter Experience 2023 con alcune novità che riguarderanno anche la provincia di Agrigento. Questa mattina sono stati inaugurati 4 nuovi collegamenti diretti fra Agrigento e Palermo Aeroporto e per qualche turista ha rappresentato una gradevole novità. Con grande gioia ho scoperto che c'è questo nuovo servizio e approfitto, lo prendo volentieri. Speriamo che vada in orario come tutti i treni italiani. Tempo di percorrenza 2 ore e 33 minuti, costo del biglietto 15 euro e 30 centesimi. Il primo lo ha staccato il sindaco di Agrigento, Franco Micichè. Ho comprato il primo biglietto perché proprio coincidenza mio figlio questa mattina deve raggiungere l'aeroporto di Punta Raisi perché alle 14.30 ha l'aereo per Roma. Presente alla cerimonia di inaugurazione anche il direttore business regionale e sviluppo intermodale Trenitalia Maria Annunziata Giaconia ed il presidente della regione Sicilia Renato Schifani. Tutti coloro i quali dall'anno prossimo in poi, sotto il profilo massiccio dell'avvio turistico, potranno raggiungere, arrivando a Palermo, Punta Raisi, la nostra città di Agrigento, capitale della cultura. E oltre a questi collegamenti diretti Agrigento-Palermo ci sono i collegamenti diretti Cefalù per l'aeroporto, collegare non solo la Sicilia ma collegare la Sicilia all'Italia. Inoltre è stato confermato il collegamento intermodale treno più bus per raggiungere la Valle dei Templi dalla stazione centrale di Agrigento, lanciato la scorsa primavera e nato dalla collaborazione tra Trenitalia e Trasporti Urbani Agrigento. Una breve pausa e poi lo sport. Per il calcio deluso e arrabbiato il Palermo dopo il pareggio al Tardini 3-3. I rosanero hanno sprecato così una ghiotta occasione per portare a casa i 3 punti. Marco Gullà.
Un 3-3 pirotecnico, emozionante, ma che lascia un grosso amaro in bocca al Palermo. Al Tardini, tra il Parma e il Rosanero, finisce in parità, ma è il Palermo ad avere grandissimi rimpianti perché per due volte si è ritrovato in doppio vantaggio e non ha portato a casa una vittoria che al minuto 91 sembrava archiviata. E invece no, il Parma ha trovato due gol nel recupero, conquistando un pari insperato. Ma andiamo per ordine, Brunori sblocca subito il match con questa perla, un gol meraviglioso. Il Parma attacca, ma è il Palermo ad essere pericoloso. Così su assist di Di Mariano arriva la seconda perla di Brunori, tira a giro e palla in rete, 0-2. I tifosi rosanero in oltre 2000 sugli spalti non credono nei loro occhi. Il Parma continua ad attaccare, i rosa reggono fino ad inizio di presa quando i ducali accorciano con Estevez. La partita è bella, il Palermo minuto dopo minuto accarezza il sogno dell'impresa. Segre all'85esimo sembra chiudere la contesa con questo gol, è 3-1 Palermo, ma non è finita. Mihaila al 91 accorcia ancora e poi al 95esimo Carpentier di testa beffa l'incerto Pigliacelli, 3-3. Importante ritrovare il nostro spirito che ci ha contraddistinto nella parte iniziale del campionato. La squadra ha lavorato con grande intensità, con grande coesione, e questo l'applauso che ha dedicato i 2000 sostenitori che sono venuti oggi qui a Parma è fondamentale e ci dà quella forza di affrontare purtroppo questo pareggio arrivato l'ultimo secondo di gara, ma attraverso una prestazione contro forse la squadra più forte, più in forma del campionato, e averlo fatto è stato per noi importante, col grande rammarico oggi di andare a casa con un solo punto. Palermo che tornerà in campo sabato per affrontare il Pisa al Barbera. Il Catania si lecca le ferite dopo il derby perso con il Messina. Nel frattempo prepara la partita di Coppa Italia con il Pescara. Marco Carli. La scadenza del 23 dicembre fissata da Lucarelli si avvicina. Bisogna arrivarci al meglio possibile. Certamente il Catania visto con il Messina non induce all'ottimismo. Anzi, l'ambiente sta tornando di nuovo elettrico come ai tempi di Tabiani, perché la stagione è caratterizzata da molti errori che hanno radici lontane, perché degli errori nelle scelte degli uomini sono stati fatti anche dal nuovo tecnico a Messina, perché la situazione di Sarao convocato e poi fermato non è stata gestita bene, perché il gruppo ha dimostrato una volta di più i suoi limiti nella capacità di mettere cuore grinta nel corso della partita, cosa che non è mancata ai giallorossi di Modica. Partita sentita, guerra, sai, ci sono partite che vanno giocate poco e vanno vinte di esperienza, di mentalità, ecco. L'augurio è che le scelte e certe, per dirla con Lucarelli, anticipazioni di turnover possano premiare con il Pescara di Zeman mercoledì in Coppa Italia. La gara secca al Massimino è da sfruttare, anche se gli abruzzesi sono una buona squadra. Beters pronto a rientrare, così come Rocca, molto difficile invece la presenza di Di Carmine. La Coppa Italia però rappresenta un obiettivo, una scorciatoia per i playoff e un'occasione per molti giocatori di dimostrare di essere da Catania, un'occasione che al Franco Scoglio non è stata per nulla sfruttata. Pallavolo, la Saturnia Catania perde in casa con Monza e resta in fondo alla classifica della Superlega. Marco Carli. Un'altra sconfitta, l'ottava in campionato su 9 partite giocate, la settima consecutiva. Che la Farmitalia Saturnia dovesse lottare per la salvezza nella Superlega delle Stelle era risaputo. Le avversarie dirette sono ancora a pochi punti di distanza, Taranto ne ha 5, 2 in più del bianco-blu e Cisterna 7. Che l'avversario di domenica, cioè Monza, fosse superiore come molte squadre del campionato era un'altra componente nota. Ma il 3-1 subito dagli Etnei al Palacatania preoccupa almeno per due motivi. L'infortunio di Manavi e poi quello al Polpaccio di Massari, giocatore arrivato anche per sostituire l'iraniano, limitano da qualche tempo le rotazioni. Se è vero come è vero che nella penultima Padova, con Massari in campo per due set, i bianco-blu hanno tenuto botta, l'ex nazionale dovrebbe per fortuna tornare a disposizione nel prossimo turno con Modena. Il secondo motivo è collegato al primo. La squadra regge per poco tempo anche con Monza. Dopo un secondo parziale vinto e col pareggio in mano c'è stato un crollo nel terzo set, chiuso addirittura con soli 12 punti all'attivo. Solo un problema di organico o anche mentale lo diranno le prossime partite, quella con Modena in casa ma soprattutto quella del 26 a Taranto. Retrocede solo l'ultima e dunque le possibilità ci sono ancora tutte, ma oltre al mercato, la dirigenza sta pensando ad altri innesti, bisogna combattere. In questo caso proprio Taranto insegna, i pugliesi non hanno mai vinto ma grazie a 5 sconfitte al tiebreak hanno guadagnato più punti della Saturnia. Anche gli uomini di Cesar avrebbero potuto portare qualche partita all'ultimo set, manca forse proprio questo nel campionato della squadra catanese. È tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.